Il libro che ho scelto è La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia. L'ho scelto perché mi piace Sciascia, perché mi piace la sua sicilianità, intesa non come elemento di nascita o folcloristico, ma come metafora del paese. Viene definito Sciascia come un pessimista della ragione e un ottimista della volontà. E pessimista lo è effettivamente se si pensa che per risolvere la questione siciliana dice che bisogna andarsene dalla Sicilia, ma è altrettanto ottimista, perché poi in realtà non se ne va e decide di esprimere l'ottimismo della sua volontà scrivendo. Ettore Majorana, come lui, è siciliano. Nasce all'inizio del Novecento e decide di andare a studiare a Roma. Studierà prima ingegneria per poi passare a fisica. Farà parte di quel gruppo che viene chiamato i ragazzi di Via Panisperna, c'è anche un film, e collaborerà con Enrico Fermi, che lo giudica come livello di scientifico e di potenzialità, come Galileo o Newton. Ma è anche persona di cultura umanistica e è una persona schiva, tormentata. A un certo punto scompare nel 1938, giovane, si ritrovano delle lettere in cui lui manifesta la volontà di suicidarsi. Si sa di un viaggio in traghetto da Napoli a Palermo e da Palermo a Napoli. Poi non si sa più niente. Che sia stato suicidio o volontà di scomparire, non c'è dato saperlo. Del romanzo, oltre alla narrazione, che è ben contestualizzata storicamente e ha delle descrizioni che mi piacciono. Si entra negli uffici della polizia e si sente questo odore di burocrazia, è molto dettagliato e questa è una cosa che mi piace molto, ha un ritmo che mi piace, insomma, come il libro. Pone poi dei quesiti, che sono quelli sui limiti della scienza, del dramma che può vivere uno scienziato quando va avanti nella sua ricerca, che poi sono forse gli stessi della filosofia e della religione. Ci dice Sciascia: in una manciata di polvere ti mostrerò lo spavento. Forse questo spavento Majorana l'ha visto in una manciata di atomi.